sarà dura, c'è un caldo allucinante. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Bramble, questo è Diario di Viaggio on the Road e sì, è il mio compleanno! Vabbè, Grizzly, ma insomma, ma alla tua età, ma vergognati, l'orsacchiotto e il palloncino, ma quanti anni fai? 3! Un totto! Tutti ve la ricordate quella scena bellissima di genitori in blue jeans, non... non dite di no! Tanti auguri a me, grazie, grazie! No, in effetti non è oggi il mio compleanno. È stato giovedì, però sapete, i compleanni in questi casi si festeggiano nel fine settimana, quindi dai, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri su Twitter e sugli altri social network, grazie a chi vuole farmi gli auguri sui commenti, siete tutti benvenuti, vi ringrazio, una fetta di torta virtuale per tutti. Chi vuole venirmi a trovare a Siracusa gli posso anche dare una fetta di torta fisica, non c'è problema. Ad ogni modo, io sto patendo il caldo... una cosa inquietante, perché ho chiuso tutti i finestrini, perché nel frattempo volevo farvi notare una cosa. Io sto guidando l'auto e quindi sto seguendo una serie di strade, accelerando, decelerando, girando a destra e a sinistra, e di solito ci si aspetta che, mettendo un palloncino ad elio dentro la macchina, questo si sposti in direzione opposta al movimento dell'auto. E invece, come potete notare, non sta succedendo esattamente questo. Nel doobly-doo vi metto un video di Smarter Everyday, doveva essere il canale YouTube di cui vi volevo parlare oggi, ma invece pubblico questo video, che parla proprio di questo fenomeno fisico, lo spiega con maggior precisione. E comunque, scusate, apro... non ce la faccio più! Oh mio Dio! Mi stanno sudando i baffi! Comunque, wow! Stavo dicendo, un'altra cosa importante... sì, prima che sto coso mi si stacca e mi gira per tutta la macchina... Stavo dicendo, questa settimana dovevo parlarvi di Smarter Everyday, ma lo farò la prossima settimana, perché questa settimana invece vi parlo di WYSIWYGER di nuovo. E sapete perché vi parlo di WYSIWYGER di nuovo? Perché se voi avete visto il video Everything is Possum che vi ho pubblicizzato domenica, e vi siete iscritti al suo canale perché l'avete fatto, sì, siate sinceri, avrete visto anche lo spettacolare millesimo video di WYSIWYGER, punto interrogativo, millesimo video, che vi metto sul doobly-doo se non l'avete già fatto, che è un video che in due giorni ha fatto oltre 1 milione di visualizzazioni. Sono andato adesso a prendere il link, sono passati 5 giorni e mi pare che sia arrivato ormai al 1,5 milioni, ho superato il 1,5 milioni di visualizzazioni, che è stato uno dei più bei video di tutta la storia di YouTube. È un video che ha commosso oltre 1 milione di persone, sì, ha commosso anche me, è stato bellissimo. Non vi spoilerò di che si tratta di questo video, quindi andate sul doobly-doo e guardate il millesimo video di WYSIWYGER, punto interrogativo. Ma vi parlo anche di un canale YouTube, perché Rob Dyke, di cui vi ho parlato qualche vlog fa, che fa Why Would You Put That on the Internet e Seriously Strange, queste due trasmissioni, ha aperto, come molti altri youtuber in realtà, un secondo canale, un canale di vlog giornalieri, come ha fatto Matthew Santoro, come hanno fatto altri youtuber. Ma il canale di Rob Dyke, che è Internet Pariah, trovate il link sul doobly-doo, merita tantissimo, non tanto perché sono dei semplici vlog in cui si parla della propria vita quotidiana, anche se lui ci dice «Ricordatevi, state guardando la vita di una persona, adesso uscite a fate una voi»,
Ma la cosa importante è questa: si è parlato in questi giorni di solidarietà, e c'è una cosa che Rob Dyke ha promesso di fare a proposito di sostegno della solidarietà, e la cosa è semplicissima. A seconda del numero di iscritti che ci saranno sul canale, farà una donazione all'Associazione per la cura dell'Alzheimer. E se arriva a 100.000 iscritti, non solo farà una donazione di $1000 all'Associazione per la cura dell'Alzheimer, però se entro il 1° ottobre arriva a 100.000 iscritti, lui si tingerà i capelli di blu. Ora, Matthew Santoro ha detto a tutti i suoi iscritti: andate, iscrivetevi al suo canale e dite che siete l'esercito di Matthew, il Santoro Army, e dobbiamo tutti vedere, vogliamo tutti vedere Rob Dyke con i capelli blu. Quindi andate, iscrivetevi sul suo canale Internet Paraia, link sul doobly-doo. E comunque, avrei grandissimi argomenti di cui parlare, ma ho deciso di fare un vlog leggero parlando appunto di queste cose, di Rob Dyke coi capelli blu, di Craig Benzin che... che Wheezy Weather, spoiler di nuovo, poi ne parliamo dopo che avete visto quel bellissimo video. E quindi per il momento, ragazzi, la chiudo qui. Di nuovo vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri di compleanno, vi ringrazio tutti quelli che mi faranno gli auguri nei commenti. Quanto sono scroccone! E quindi, se questo video vi è piaciuto, come sempre vi invito a diffonderlo, a condividerlo con gli amici. Se vi è piaciuto, fate pollice in alto! Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale! È gratuito e sarete notificati – spero, ci sto lavorando – tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ragazzi, grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima! Grazie del pensiero, Brumble, sei dolcissimo. Dai, sorridi che fra poco cominciamo!